comincia qui. Udinese Treviso, partita, ripetiamo, molto delicata per entrambe le formazioni. Ancora il pallone indirizzato verso il centro del fronte offensivo. Ghigù dentro verso Borriello, che ha un buon controllo e poi manca il momento del contatto col pallone. Per Pantana tutto regolare. Ancora Di Natale, tiene viva l'azione Pieri. C'è spazio per questa iniziativa, una combinazione lunga che passa anche per i piedi di Mauro. Mauri palla dentro a cercare l'inserimento anche di Barreto, poi con molta difficoltà libera malissimo il Treviso e il pallone viene messo in rete da Motta, che era appostato al centro dell'area e non ha avuto nessuna difficoltà a indirizzare alle spalle di Zancopè. Ancora Antonio Filippini, va dentro Emanuele, si fa vedere anche Ghigù e poi questo pallone indirizzato benissimo proprio verso Ghigù, che ha difficoltà sia nell'impatto che nel controllo e alla fine non controlla il pallone ma impatta contro De Santis. Attenzione, parte Pinga, palla che gira sul primo palo e c'è il gol di Pinga che avevamo annunciato, 1-1, Treviso che raggiunge il pareggio e questi sono palloni per il brasiliano. Ancora Pinga, buono il suo numero, si libera dall'avversario, palla dentro, Ghigù, non arriva all'impatto e poi questa conclusione di Zuliatto, tutta da dimenticare. Attenzione, il gol ancora, il gol di Della Fiore che si era spinto in avanti ed è andato a colpire sul secondo palo. Attenzione perché Di Natale è andato sul pallone, per Pantana non ci sono dubbi, questo è calcio di rigore, palla sul dischetto e pareggio, e Udinese che trova il pareggio con Di Natale che si dimostra implacabile. Parte Ghigù, palla che gira, bellissima, traversa piena e poi Reginaldo non riesce a concludere. Allora migliori in campo Emanuele Filippini nel Treviso, migliore in campo Sky invece Di Natale nell'Udinese. Finisce così tra Udinese.